Uomini e donne, i dati d'ascolto della scelta di Angela Nasti. Ecco i dati di ascolto della scelta in diretta di Angela Nasti a Uomini e donne. Uomini e donne, la scelta di Angela Nasti. Angela Nasti è una delle troniste della stagione di Uomini e donne che sta per concludersi. Mercoledì 29 maggio è andata in onda la sua scelta rigorosamente in diretta su Canale 5. All'inizio del suo percorso Angela non era ben vista dal pubblico, per molti era molto presuntuosa ed egocentrica. Alla fine però le cose sono andate meglio e Angela ha mostrato anche il suo lato più sensibile. Ha portato alla fine del suo percorso Luca Daffrè e Alessio Campoli. Sempre più interessata a Luca, nella villa la tronista ha cambiato idea e ha scelto Alessio. Lui le ha detto di sì e hanno iniziato la loro relazione da fidanzati. Gli ascolti della scelta di Angela. Maria De Filippi e La Fascino hanno deciso di fare le scelte in diretta per evitare le anticipazioni nel web che toglievano ascolti al programma. Infatti, la puntata della scelta di Angela Nasti, andata in onda mercoledì 29 maggio, ha tenuto incollati alla televisione più di 3 milioni di telespettatori con uno share pari al 21,9. Il dato è nettamente superiore al consueto 18 delle puntate dedicate al trono di Angela. Tuttavia, da un confronto con le altre scelte il risultato non è dei migliori. La scelta di Angela ha superato in ascolti le scelte di Mattia Marciano e Alex Migliorini, ma non ha raggiunto i risultati ottenuti da Sara Affifella, Niluf Haddati e tutti gli altri. Angela e Alessio dopo la scelta. Dopo la scelta Angela e Alessio si sono mostrati molto complici. Angela era contenta di poter vivere la sua storia fuori da Uomini e donne senza le telecamere, ma era anche soddisfatta del suo percorso all'interno del programma perché è riuscita a conoscere bene Alessio. La sera, la nuova coppia è stata avvistata a Roma in un noto locale in compagnia di amici di Alessio. Al contrario di quanto si pensava su di lui, fuori dal contesto televisivo Alessio si è mostrato molto premuroso e affettuoso con Angela.